sentiamo costantemente parlare della difficoltà per i nostri giovani di entrare nel mondo del lavoro. Ci sono mille ragioni, mille spiegazioni, mille difficoltà, ma quello sul quale bisogna concentrarsi non è tanto sulla doglianza fine a se stessa, su quello che invece bisogna fare per trovare degli strumenti adeguati. Forse uno dei temi e degli strumenti più tradizionali, ma meno compresi anche dal punto di vista della comunicazione, quale reale leva per creare invece un'occupazione giovanile stabile, significative che dia prospettive di crescita, è certamente quella del contratto di apprendistato. Sul contratto di apprendistato si sono storicamente consumati tanti contrasti. Oggi è una figura negoziale che ha delle caratteristiche importanti, è divisa in tre tipologie: l'apprendistato di primo livello, il professionalizzante e quello di alta qualità, che consentono di coprire l'intera fascia delle proposte occupazionali. E peraltro, con le recenti integrazioni normative, anche quelli che sono espulsi dal mercato del lavoro, quindi che non hanno più la tradizionale e fatidica soglia dei 29 anni di accesso, possono accedere agli strumenti del contratto di apprendistato professionalizzante, che intanto ha un senso e una valenza se è sostenuto, come accade. Lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, nel caso del contratto di apprendistato, come è noto, è accompagnata anche dall'obbligo di un percorso formativo che consente all'azienda di formare le persone nella dimensione che gli è più utile, spesso godendo anche di incentivi di carattere pubblico che ho anche dal mondo dei fondi interprofessionali, ma dall'altro lato consente anche poi di avere dei risparmi che sono di carattere fiscale e previdenziale. In questo il governo attuale ha dato uno slancio ulteriore, perché oltre ad aver formalizzato e stabilizzato definitivamente la misura che consente a chi ha svolto dei percorsi di alternanza lavoro assunto entro i 6 mesi dalla conclusione del percorso scolastico dell'azienda di godere di un contributo a fondo perduto pari al 100% fino alla soglia dei 3.000 euro, consente in generale per i contratti di apprendistato cosiddetti professionalizzanti una decontribuzione in caso di assunzione che è pari al 60% del trattamento economico complessivo in godimento, e questo significa un gran bel risparmio che, dicevo prima, se accompagnato, come sovente accade, da percorsi di formazione professionale che vengono svolti con finanziamenti pubblici o del mondo interprofessionale, rappresenta una grande leva di partenza. Insomma, non prendiamoci in giro: se noi vogliamo un lavoro di qualità, bisogna dare ai nostri giovani delle opportunità. Farlo con un contratto regolare significa dare un contrasto serio alle forme di sfruttamento e combattere per davvero, non con la ritualità, la precarietà. Significa anche però fare un grande passo anche culturale, cioè quello di trasformare l'idea che lo Stato debba semplicemente erogare dei trattamenti economici con quella che invece lo Stato ha il dovere di formare percorsi di qualità che siano utili ai lavoratori per avere nella vita, quando si è giovani e quando si diventa meno giovani, una professionalità da poter spendere nel mercato del lavoro. E quindi puntare al lavoro vero, puntare al lavoro stabile, puntare alla qualità della propria competenza professionale, perché sono quelle che reggeranno nel tempo e sono quelle che accompagneranno in particolare i nostri giovani nella difficile scalata in un mondo che è oggettivamente più complesso di quello di una volta.